Si sente? Ok, cerco di stare incollato al microfono per farmi sentire. Vi ringrazio moltissimo per l'invito, sono doppiamente contento anche perché è la prima volta che sono qua a Cagliari, quindi sfrutterò l'occasione per 3 giorni di vacanza. E quindi questo spero che tenga perché andrò a Villa Simius, ho già prenotato tutto quanto. Quindi sono doppiamente contento, grazie anche a tutti voi di essere qui. Allora, grazie anche alle introduzioni che mi sono state fatte, così mi evitano un po' di saltare alcuni passaggi sulla questione più demografica, sulla questione più storica, eccetera. Qualche cosa però di storia la riprendo perché insomma per capire cosa è successo in Congo a me, io dico sempre mi tocca parlare di una cosa triste dell'Africa, no? di questa guerra che secondo alcune statistiche ha fatto diversi milioni di morti, spesso le statistiche però poi andrebbe un po' indagata la metodologia con cui fanno queste statistiche, insomma non è che dobbiamo prendere i numeri come oro colato, anzi poi dico sempre in Africa se non si parla di milioni non fa notizia. Però sicuramente è uno dei conflitti più violenti dal Vietnam in poi, eccetera, non c'è ombra di dubbio, è stata ribattezzata la prima guerra mondiale africana perché in Congo ci hanno messo piede diversi stati africani, il Ruanda e l'Uganda per primi, ma anche il Chad, l'Angola, lo Zimbabwe, contingenti etiopi, eritrei e via dicendo. No? Quindi lì si è giocata una grossa partita e si sta giocando ancora una grossa partita. Dico, mi tocca parlare di una cosa triste perché effettivamente poi l'Africa è un continente talmente eterogeneo, no? Talmente differenziato, basta pensare che l'Africa da un punto di vista economico è il continente che cresce di più al mondo attualmente. No? La crescita media economica dei paesi africani è fra le più elevate al mondo, quindi abbiamo delle differenze enormi. A me piace che questa rivista che è uscita in Italia, Africa Affari, arriviamo sempre indietro, ma insomma il continente del futuro, un titolo molto retorico, deve essere così un titolo di una rivista, ecco, ma per certi versi qualche cosa lì dentro c'è. Quindi, però ecco, mi tocca parlare di una cosa triste, che la guerra, detto questo, neanche il Congo è un paese triste, perché io quando penso al Congo, i periodi che ho trascorso lì, insomma, ho ricordi molto allegri anche del Congo, insomma, Congo, poi il paese, insomma, il motore della musica africana è stato a lungo tempo, della pittura, insomma, è tutto tranne che un paese triste, ma evidentemente quello che è successo lì a partire dal 96, ma anche prima, insomma, la storia è triste, la gente non lo è particolarmente, questo sì. Allora, per capire un po' cosa è successo, lo dico molto brevemente, non posso entrare nei dettagli, ma diciamo, il detonatore della guerra in Congo è stato il genocidio in Ruanda. Il Ruanda è questo piccolo staterello, quindi il Congo sarà più o meno grande 12 volte l'Italia. E il Ruanda è questo piccolo staterello che qua si vede poco perché sarà grande come il Piemonte o come la Sardegna, dove nel 1994 è successo questo genocidio, siamo più o meno a 20 anni di distanza, in cui 800.000, 1 milione di persone, soprattutto Tutsi, il genocidio dei Tutsi, vennero massacrate dalle milizie filo Hutu dell'Interahamwe, e quindi questa divisione della popolazione Hutu e Tutsi, noi dice, insomma, la consideriamo una divisione etnica, una maggioranza 90% Hutu, una minoranza dell'8% di Tutsi. In realtà poi noi dobbiamo andare a vedere il periodo coloniale perché il periodo coloniale paradossalmente che avrebbe dovuto portare alla civiltà ha portato alla tribalizzazione dell'Africa perché chiaramente è nel periodo coloniale che si costituiscono soprattutto le etnie, no? E vengono intese in termini razzializzati perché la grande ossessione della fine dell'Ottocento europeo è la razza, no? Quindi noi andiamo a rileggere tutte, no? Le divisioni sociali africane in termini di razza eccetera eccetera, ma anche una logica di governo del diviti et impera. Eccetera, no? Che nel periodo coloniale aveva favorito la minoranza Tutsi per mano dei Belgi e della Chiesa Cattolica che lavorano in questo senso, producono ideologie che giustificano questa divisione, teorie mitiche che ricollegano i Tutsi al mito biblico di Cam, via dicendo, no? Siamo i Tutsi, siamo i Watutsi, siamo alti, 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 eccetera, eccetera. Tutta una serie di stereotipi che ancora proseguono, no, nell'Africa, ancora costituiscono gli occhiali attraverso cui noi vediamo l'Africa. Tutto questo scava un fossato, sta di fatto che nel 94 i Tutsi vengono genocidati e contemporaneamente un esercito sempre di Tutsi invade il Ruanda e cosa succede? Succede che
1 milione, quasi 2 milioni di Hutu fuggono in Congo per paura di essere controgenocidati a loro volta, no? Quindi lì è una situazione, no? Un genocidio, l'invasione dei Tutsi da parte del nord, una fuga di popolazione, e fra cui molti dei genocidari che sono ancora lì nella foresta congolese, che fuggono in Congo per paura, no, di subire quello che loro hanno fatto ai Tutsi in Ruanda. Da lì il Congo, che ormai è uno stato allo sfacelo, no, 65 anni, dal 1965, scusa, 37 anni di dittatura di Mobutu, eccetera, chiaramente questo evento costituirà, diciamo, l'evento che farà saltare tutta la baracca. Ecco, lì sostanzialmente sulla storia della guerra in Congo cosa succede? Succede che il Ruanda e l'Uganda approfittano, diciamo, della situazione di debolezza statale enorme del Congo, no? Per organizzare delle ribellioni interne al Congo che di fatto poi servono al Ruanda, all'Uganda e altri stati alleati come strumenti di predazione delle risorse di questo paese. Quindi abbiamo una prima ribellione che viene creata nel 96 che porterà Kabila al potere. Quindi, troveranno, no, metteranno a capo di questa ribellione questo ex ribelle congolese che aveva già combattuto negli anni 60 con Che Guevara nel Congo, insomma un panafricanista, eccetera, che andò al potere e diventerà presidente nel 1997. Andò al potere, ma insomma, andò al potere grazie al sostegno militare del Ruanda e dell'Uganda. Faccio vedere due foto, questo è Kabila. No, come mai? Accettiamo tutto. Questo è Kabila quando va al potere in Congo, quindi già di una certa età, un congolese che già ha fatto questa ribellione con Che Guevara, va al potere in Congo. Questo è uno dei grandi protagonisti del panorama geopolitico, è Paul Kagame, l'attuale presidente del Ruanda. Lui di fatto è un Tutsi nato, aveva un anno quando ha lasciato il Ruanda, ma è cresciuto in Uganda fra la diaspora Tutsi nel 94 e a capo di questo movimento armato che invada il paese, invade il Ruanda e poi organizzerà le varie ribellioni nell'est del Congo. Sentiamo nei dettagli, come dire, di questa guerra, nei dettagli storici di questa guerra ci mettiamo più o meno un mese, quindi non ho voglia di tediarvi, vi faccio solo vedere giusto qualche protagonista. Questo ad esempio è James Kabarebe, che è attuale ministro della difesa ruandese, che è stato quello che ha condotto tutta la campagna militare della FDL di Kabila. Aveva 28 anni quando l'ha fatto, no? Esperienze militari, insomma, e via dicendo. Allora, due guerre, una nel 97, questi signori qua, Kagame, James Kabarebe, Museveni in Uganda, portano, no, al potere Kabila, che è ben contento di andare al potere, diventa presidente del Congo. Ma Kabila l'anno dopo dice, vabbè, signori, adesso io sono diventato presidente, voi potete accomodarvi fuori dal paese, no? State sfruttando il paese, adesso, come dire, vuole diventare indipendente. Quindi, con un decreto presidenziale, caccia i ruandesi dal Congo. E il capo di Stato Maggiore di Kabila, il capo dell'esercito di Kabila era James Kabarebe, quindi lui aveva un ruandese a capo del suo esercito, caccia via tutti, i ruandesi organizzano un'altra ribellione all'est del Congo. E questa diventa nel 98, diventa la fase più critica, no? Perché questi iniziano, no, a spartirsi le regioni e via dicendo, l'esercito congolese ovviamente non reagirà a dei problemi strutturali, storici su cui poi diremo qualcosa. E via dicendo. E da lì poi inizia tutto il processo di pace, Nazioni Unite, conferenze di pace. Bisognerebbe fare le etnografie sulle conferenze di pace in Africa, perché lì si tira su quella somala, secondo me è quella più interessante. Sono più o meno quasi 25 anni di conferenze di pace per Somalia, no? Alberghi, bla 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 bla. Va bene. Noi per capire qualcosa cerchiamo di semplificare, no, e andare a vedere un po' le varie dimensioni, no, di questa guerra. Una l'abbiamo accennata, che è quella dei giovani, la dimensione dei giovani che si arruolano, su cui tornerò dopo. L'altra chiaramente è quella della competizione per i minerali, o per le risorse naturali per i minerali. Questa è la dimensione che noi capiamo di più. Capiamo di più perché di fatto per mille ragioni. Uno, perché noi le guerre le facciamo sostanzialmente per quello.
Quindi per noi ha piuttosto senso, no? Dice, beh, se non è il petrolio saranno i diamanti, sarà la Colombo Tantalite. Insomma, poi ovviamente ognuno crea il discorso per legittimare la sua guerra, dice esportiamo la democrazia, bla bla, quello quell'altro, ma insomma quello lo capiamo di me, è una dimensione che c'è più familiare, ma anche una dimensione più spiegabile, no? Qua parliamo di comunicazione, è chiaro che se io devo scrivere mezza pagina su un giornale e devo andare a spiegare la guerra in Congo, è impossibile. Perché è talmente complessa la questione, quindi se dico, vabbè, in Congo c'è la guerra perché ci sono i diamanti, c'è la Colombo Tantalite, ho riempito una pagina e ho dato senso a una cosa ben più complessa, ma insomma, o se devo fare un rapporto breve su una cosa così, è chiaro che tutto questo conta, no? Tutto questo conta. Quindi ti fornisce delle chiavi esplicative, quelle delle risorse, facilmente trasmissibili, facilmente comprensibili, no? Che stanno in un format di giornale, una pagina, eccetera, eccetera. È ovvio che questa dimensione c'è, ma non è l'unica. C'è questa dimensione, ci mancherebbe. Il Congo ha la sfortuna di essere un mostro geologico, prima riserva al mondo di oro, la Colombo Tantalite, diamanti, una foresta immensa, quindi c'è anche la questione del legname, la cassiterite, eccetera, eccetera. Quindi questa dimensione c'è, ma non è l'unica. Allora, perché è particolarmente sfortunato il Congo? Perché, come molti paesi, come pensiamo alla Sierra Leone, il RUF, eccetera, eccetera, che cosa ha? Dei minerali preziosi in superficie. La Colombo Tantalite è una lega. Colombo Tantalite, detta coltan, che si trova in superficie, cioè è sufficiente scavare poco, uno strato di terra superficiale e tu la puoi estrarre. I diamanti alluvionali sono facilmente estraibili, no? Questo significa che tu non hai bisogno di grandi investimenti in tecnologia per andare a sfruttare questi minerali. Quindi è sufficiente controllare militarmente una regione e beneficiare della rendita dell'estrazione dei diamanti. Quindi avere dei minerali del genere è perfetto per un'economia di guerra, perché io mi farò la mia banda, no? La mia milizia, eccetera, eccetera, controllerò quell'area, poi arriveranno giovani a scavare in foresta, diamanti, eccetera. Quello è l'ultimo dei problemi, perché in una situazione del genere tutti vogliono lavorare e a tutte le condizioni. E dopodiché, no? Potrò sfruttare la rendita dell'estrazione di questi minerali che poi nel caso specifico passeranno, la filiera passa dall'est del Congo per le capitali di Uganda, Ruanda, no? Kigali e Kampala, lì ci sono delle campanie, chi è organizzata dall'esercito ruandese, chi è organizzata più dalla famiglia Museveni, la Trinity, eccetera, che poi immettono questi minerali sul mercato globale. E da lì, come dire, le vie del Signore sono infinite. Andare a controllare questo genere di filiere, eccetera, non è impossibile. Si stanno facendo dei lavori su certificazioni dei diamanti, eccetera, eccetera, ma capite che è molto difficile, perché poi. Allora, vi voglio far mostrare queste, per dare un po' di concretezza. Questa, ad esempio, è una miniera di oro, nel Nord Kivu. Vedete che i mezzi di estrazione sono estremamente rudimentali, quindi non c'è un investimento in capitale. Cioè, in Congo si dice la cueillette, no? E la cueillette nel senso che si raccoglie così, non c'è un investimento in capitale. Quindi il gioco è controllare militarmente questa regione, poi se io sono il signore della guerra che controllo questa regione, beneficio anche della rendita. È chiaro che poi questo spiega anche perché c'è una proliferazione totale delle milizie. Dove facevo ricerca io in Congo, nel giro di 10 km quadrati c'erano più di 20 milizie diverse. Perché chiaramente ognuno vuole la sua fetta, no? Se il vice comandante dopo un po' dirà ma faccio io il comandante, si farà la sua milizia, eccetera, eccetera. I movimenti ribelli sostenuti dal Ruanda, prima c'era SD Goma, poi è diventato SD Goma, SD Kisangani, poi SD Nacional, poi SD Mouvement de Liberation. C'è stata una proliferazione infinita adesso sono ancora 60 più o meno le milizie attive in Congo. Con gruppi più o meno grandi, ma se noi entriamo nella logica, diciamo, di un'economia di guerra, è chiaro che questo tipo di economia favorisce la proliferazione perché ognuno vorrà una fetta della sua torta. Dopodiché, crearsi una milizia non è particolarmente difficile. Le armi, allora, la questione delle armi in Africa è già un continente
stracolmo di armi, cioè ne arriveranno anche da fuori, no, il commercio di armi, ma è saturo di armi e si spostano le armi tra un continente e tra un paese e l'altro. Nel senso che il signorotto della guerra, Mbusa Nyamwesi, che controllava ad esempio la regione o facevo ricerca io, comprava le sue armi in Mozambico, perché era finita da qualche anno la guerra in Mozambico, e non è che gli arsenali del Mozambico così li fondono e fanno acciaio per le ferrovie, li rivendono. No? Li rivendono, e quindi lui partivi aerei, andavi a fornirti laddove gli arsenali, eccetera, eccetera. Poi c'è una produzione locale, via dicendo, ma si tratta anche poi di armi leggere, Kalashnikov. Se si trovano a 20, dai 20 ai 50 dollari per una ragione economica, vuol dire che se il prezzo è basso è che l'offerta è alta. Quindi non è un problema, giovani che si arruolano per ragioni su cui tornerò dopo, non è, se ne trovano a valanghe, perché poi in una situazione di povertà estrema, di crisi politica, è evidente che l'arruolamento diventa una delle poche possibilità di mobilità sociale, no? Mi arruolo, almeno, almeno faccio qualcosa, almeno. No? Saccheggio, eccetera. Quindi, vedete, questo tipo di miniere significa un'attrezzatura, un investimento di pochi dollari, qualche pompa acqua al massimo, con una resa altissima, no? Con una resa altissima. Tanto più che in un contesto del genere è evidente che la guerra funziona quasi come un meccanismo, come un modo di produzione in termini marxiani, no? Quindi, alla fine il gioco è la guerra in qualche modo. Deve durare, perché da un punto di vista economico qual è la domanda che noi ci facciamo? Chi è che ne sta beneficiando di tutto questo? Se c'è tutto questo casino, chi ne sta beneficiando? Qualcuno ne beneficia e queste persone qua, che non sono poche, faranno sì che la macchina continui a girare in quel senso lì. Anche perché la guerra produce, come dire, mette a resa territori che prima non sono sfruttabili. Perché io abbasso i costi di produzione, perché questi giovani non li pago. Se trovano un diamante si prenderanno una percentuale, ma altrimenti, come dire, se non trovano nulla possono anche morire di fame. Quindi non c'è diritto del lavoro, non c'è nulla. Quindi tutto diventa sfruttabile, no? Se è ovvio che un'impresa. Un'impresa, come dire, sfrutta un territorio se i costi benefici, se i benefici superano i costi. Non è che tutto, noi estraiamo tutto il petrolio del mondo, lo estraiamo dove i costi di estrazione sono inferiori ai benefici che ne posso trarre, no? Questo è evidente, non è che tutto è sfruttabile, dipende da un rapporto. Ma quando con la guerra non c'è più diritto al lavoro, eccetera, è ovvio che i costi si abbassano e i benefici si alzano. Quindi, in questo senso, no, tutto rientra in un vortice di produzione. Ecco, questa è una delle tante dimensioni della guerra in Congo, no? Quindi lo sfruttamento delle risorse. Abbiamo dimensioni più locali, chiamiamole locali, poi c'è sempre un intreccio, perché anche qui non è che possiamo distinguere locale e globale, significa poco, nel senso che è chiaro che da sempre, poi mica da adesso, no? I fenomeni. È chiaro che i fenomeni sono intrecciati, non è che l'avorio avesse una grande importanza per i congolesi, però quando gli inglesi fanno i tasti del piano bianco in avorio, si fanno i coltelli dei manici in avorio, perché è bello averli così, perché è un bene di prestigio, è chiaro che poi il costo dell'avorio aumenta, no? Quindi la dimensione locale è intrecciata inevitabilmente alla dimensione globale, cioè, ed è difficilmente scindibile. Da questo punto di vista, e non è la prima volta che capita questo, abbiamo citato la gomma, eccetera. Quando Goodyear inventa la vulcanizzazione della gomma, si inizia a fare poi pneumatici, eccetera, eccetera, lì il business, come dire, aumenta e quindi la produzione deve aumentare. Per aumentare la produzione, a quanto pare, hanno fatto quasi 10 milioni di morti in Congo, no? Cioè, perché hanno iniziato, come dire, regime di schiavitù iperviolento e tutto quanto. Quindi le dimensioni si intrecciano sempre, questo è evidente. Vi sono appunto poi dimensioni più locali, c'è una fortissima, mettiamola così, competizione per la terra nell'est del Congo. L'est del Congo è la parte più densamente abitata perché è iperfertile come regione, è anche salubre se è in altezza, non c'è malaria, insomma, è stata anche la zona dove sono stati più missionari, eccetera. Quindi lì c'è una forte competizione per la terra. La competizione per la terra che ha degli effetti anche generazionali, no? Ovviamente il problema nasce in periodo coloniale, l'introduzione della proprietà privata, uno stravolgimento proprio delle concezioni locali di gestione della terra, chiaramente, no? In Belgio devono fare piantagioni, eccetera, eccetera.
Però ecco, il tema della terra possiamo vederlo così, non è semplicemente un tema malthusiano, tanta gente e poca terra, è soprattutto un tema di diseguaglianza nella distribuzione. Perché il Congo con Mobutu, col regime dittatoriale di Mobutu, a cui si accennava prima, nel 73, quando abbiamo l'epoca, come dire, quella che viene definita della zairianizzazione, insomma, in cui molti partiti politici in Africa fanno politiche di nazionalizzazione, eccetera, lui nazionalizza la terra. No, 70, fa una legge nazionalizzata, poi la ridistribuisce, ma secondo logica è clientelare. Cioè, quindi il generalotto vicino a lui gli dà dei begli appezzamenti, al businessman gliene dà altrettanto, c'è tutto un sistema burocratico a cui la popolazione rurale, analfabeta, non riesce ad accedere, quindi viene sistematicamente fregata chi ha il capitale simbolico per, come dire, accaparrarsi terre e via dicendo, quindi c'è una diseguaglianza, no, nella distribuzione delle terre. Qui è chiaro che se uno non capisce il fattore terra in Africa, che insomma sono società rurali sostanzialmente, quindi come dire, la risorsa prima, difficilmente poi capisce l'organizzazione sociale più ampia. È un tema spinosissimo quello lì, è un tema secondo me il più difficile che esiste da affrontare, cioè tutti i conflitti relativi alla terra, i regimi di gestione della terra che si sovrappongono, tradizionali, postcoloniali, la corruzione infinita che c'è intorno a queste cose, eccetera. Comunque, questa distribuzione della terra diseguale produce anche degli effetti intergenerazionali, perché a un certo punto hai nuove generazioni che non riescono più a integrarsi nell'economia rurale locale. Non c'è chiaramente un'industria in grado di assorbire l'eccesso di manodopera. Insomma, io arrivo da una regione alpina, no? Più o meno abbiamo dei processi analoghi. Nelle Alpi del Piemonte, le Alpi, se uno va a vedere la demografia storica delle Alpi, le Alpi si emigra sempre, c'è alta mobilità. Perché molti eserciti formavano nelle Alpi, gli svizzeri? Perché chiaramente tu hai sempre una generazione che non riesce a integrarsi, quindi. O emigri o la spada, cioè ti arruoli, è chiaro, c'è sempre stato da sempre l'arruolamento un'alternativa, cioè, o la toga o la spada, cioè chi non si integra spesso cosa trova negli eserciti? Un'alternativa, un modo per campare, o comunque si creavano poi delle tradizioni, gli svizzeri, non gli svizzeri, eccetera. Ma è evidente che contribuiscono tutto questo a dei fattori demografici, delle strutture economiche particolari e via dicendo. Quindi produce degli effetti intergenerazionali che fa sì che poi negli anni 90 tu hai veramente moltissimi giovani che non sono integrati nell'economia locale, che non si riescono più a integrare, scoppia la violenza in Ruanda che invade poi il Congo, lo Stato congolese che è uno Stato collassato, totalmente collassato, che a me, insomma, più o meno, perché a me non piace tanto questa moda lì dello Stato collassato, perché lo Stato congolese è più, non è proprio uno Stato collassato, perché nella sua forma predatoria funziona benissimo. Cioè, se uno passa il confine congolese, ti arriva, passi, no, stai tranquillo che le guardie di confine sono lì, ti controllano, ti chiedono soldi, eccetera, eccetera. Quindi, dal punto di vista dell'organizzazione predatoria, funziona benissimo, non funziona in quello che può essere il welfare state, lo stato sociale, lì non gliene potrebbe fregare di meno, no? Però nella sua forma predatoria è iperefficiente lo stato, è anche di controllo della popolazione, perché insomma adesso abbiamo il regime di Kabila, sta prendendo una svolta direi quasi dittatoriale, quindi questi giovani, no, l'esplosione della violenza, molti di questi giovani si arruolano, ma semplicemente perché non sanno cosa fare. Molti dei giovani che intervistano diciamo: guarda, io ero lì, non avevo lavoro, mi ero indebitato, è arrivata la guerra e mi sono arruolato. Lo so, è stata una cattiva scelta, ma mi sono arruolato. Cioè, non c'era un progetto sociale dietro, spesso, in questi giovani che si arruolavano. Ma anche perché, mi verrebbe da dire, sono troppo intelligenti per pensare che dietro signori della guerra come Jean-Pierre Bemba, come altre persone, eccetera, che sono, Jean-Pierre Bemba adesso è in carcere per crimini contro l'umanità, probabilmente verrà liberato, non ho capito bene perché, ma insomma nessuno si illudeva che dietro questi movimenti, dietro questi signori, eccetera, ci fosse un qualche progetto sociale, magari all'inizio, ma insomma dopo un po'. O hai prosciutto davanti agli occhi, o sai benissimo che tu stai facendo una guerra che non porterà a un granché se non arricchire i soliti, i noti, eccetera, eccetera, no? E quindi ti arruoli perché comunque, come dicevano alcuni comandanti in Congo, pranto calash e gagne ta vi, prendi il tuo kalashnikov e guadagnati la tua vita, ovvero vai, ruba.
vai, razzia e fai quello che vuoi. Perché le milizie in Congo non vengono pagate, neanche l'esercito nazionale spesso non viene pagato, infatti ogni tanto esce per le strade e saccheggia, no? Non vengono pagate, ma si servono, no? Razziano e si servono. Anche in Congo, no, veniva l'RDS, Republic Democratic du Congo. In Congo ogni tanto l'hanno ribattezzata perché in Congo non manca l'umorismo su quello. Poi abbiamo gente qua che è stata molti anni in Congo, l'hanno ribattezzata la Republic des Cordes, i congolesi stessi, no? La Repubblica delle Corde, perché tu fai un chilometro per la strada, c'è un checkpoint di una milizia che ha messo una corda, soldi, no? Soldi, soldi, soldi. E quindi c'è tutto, no? Questo che è anche un opportunismo generalizzato, forte, cioè, come dire, in cui il pesce più grande cerca sempre di mangiare il pesce più piccolo. E questo è dovuto anche a 27 anni, 37 anni, scusate, di dittatura predatoria, che effettivamente ha trasformato un po' l'habitus delle persone, no? L'approccio delle persone. Quindi questo è certamente un tema da tenere in considerazione. Parlavamo dei bambini, no? È ovvio, mi sono soffermato perché sono moltissimi i bambini che se ne sono arruolati nelle formazioni militari del Congo, no? Sono moltissimi. Allora, non è che esistano dei modelli di reclutamento unici dei bambini in Africa, non è che uno può fare la sua modellistica, i bambini vengono arruolati così. Abbiamo diverse, no, tipologie di arruolamento. Noi pensavamo alla Sierra Leone o al nord dell'Uganda, no? Joseph Kony, questa milizia ribelle nel nord dell'Uganda che adesso si è spostata in Congo, perché chiaramente il Congo è un paese dove non c'è controllo e quindi ognuno trova, come dire, c'è una certa libertà per chi vuole fare questo genere di lavoro. Fra il Congo e il Centrafrica, sapete che in questi giorni è veramente un disastro abbastanza. Allora dice, cioè, magari nel nord dell'Uganda avevamo il rapimento dei bambini, no? E quindi questi, spesso e volentieri questi miliziani della Lord Resistance Army, che erano a loro volta dei bambini, rapivano altri bambini nei villaggi e li arruolavano con la forza, o dei modi molto cruenti come avevamo in Mozambico, in cui i bambini venivano anche lì rapiti, sottoposti a dei rituali cruenti come uccidere un vicino di casa, uccidere un parente anche, perché chiaramente attraverso questo rituale orribile, come dire, tu tagli ogni relazione sociale del bambino rispetto alla sua comunità, rispetto alla sua famiglia, quindi non può più tornare indietro, no? Una volta che è arruolato diventa una macchina da guerra, perché se passa attraverso, non è che tu uccidi il vicino, poi torni e dici scusa, è chiaro che lì hai creato una frattura. E molti sono stati arruolati così, adesso hanno arrestato il secondo di Joseph Kony, esempio di questo ugandese, ribelle ugandese in Centrafrica, hanno arrestato il comandante numero due, che era, come dire, negli ordini, insomma, era uno dei massimi ricercati, però questo qua, si è arruolato aveva 12 anni. Certo è diventato un mostro, però poi bisogna vedere anche tutto il processo che ha creato questo mostro. Cosa vuoi dire a una persona che è stata arruolata perché rapita con la forza a 12 anni? Poi ne ha fatte di cotte e di crude, certamente, però è un tema, capite, molto delicato, no? Cioè, certamente. Allora, in Congo il rapimento esiste, no? Dei bambini, eccetera, ma molto, molto meno diffuso che in altri contesti. Spesso e volentieri, cioè, molti bambini fuggivano dalle loro famiglie, certamente che è una situazione di povertà estrema dove molte famiglie non mangiano o faticano a mangiare, come si diceva a Kinshasa, no? Mangi un giorno i figli, un giorno i genitori. È chiaro che il bambino dopo un po' cerca una soluzione a questi problemi, anche perché in condizioni di violenza, la violenza si insinua nelle famiglie, si insinua ovunque, l'alcolismo, un sacco di problemi. E in queste situazioni è evidente che la milizia diventa un luogo alternativo, una comunità alternativa, spesso dove puoi semplicemente, come dire, soddisfare i tuoi bisogni, le tue esigenze basilari, come mangiare o altre cose, e via dicendo. Quindi molti bambini, no, si arruolano semplicemente perché, anche perché erano affascinati dalla milizia. Allora, da questo punto di vista mi piace sempre fare un esempio concreto. Uno dei bambini, soldato, allora, perché poi bisogna un po' vedere cosa noi intendiamo per bambino, perché io, ad esempio, qua vi parlo di un ragazzo che chiamava Bonannello, conosciuto, aveva 15 anni, quindi tecnicamente un bambino soldato, ma evidentemente che se lui mi raccontava la sua vita,
ne aveva fatte di cose, aveva avuto una vita densissima, nel bene e nel male, anche molto nel male. Se io gli raccontavo la mia vita, lui si, dopo un mezzo secondo dormiva, cioè, dice che palle, cioè, liceo, università. Lui ne aveva fatte di cotte e di crude, quindi chiaramente non è la stessa infanzia di un, no, di un bambino bolognese, quella di un bambino del Congo, questo è evidente. Ma mi ricordo la prima volta che mi aveva colpito abbastanza, lui ovviamente sbuffoncello e tutto quello che vogliamo, no? Arriva nel suo villaggio, dove ero anch'io, no? Lui aveva girato già tante milizie, si era arruolato di qua e di là, scappava sistematicamente, poi si arruolava in un'altra, e arriva in questo villaggio, c'erano i suoi genitori, voleva salutare i suoi genitori, e lui arriva e c'era un capannello di bambini che lo guardavano ammirato, perché lui aveva, no, un bel vestito, gli stivali, una bella radio che ovviamente ostentava, eccetera, e tutti i bambini, gli altri bambini che erano sporchi, con una camicia logora, che non si cambiavano mai perché non ce n'hanno un'altra da un mese, lo guardavano, no, ammirati. Cioè, nell'immaginario infantile locale lui era comunque una figura di successo. Era una figura che aveva avuto accesso a dei beni che sono preclusi alla maggior parte delle persone. Allora, noi quando vogliamo ragionare sulla questione dell'arruolamento in Africa, bisogna pensare anche a questo. Mi viene sempre da citare un filosofo che a me piace molto, camerunense si chiama, filosofo della politica, Achille Mbembe, no? Lui dice: la globalizzazione in Africa si è tradotta in un leccare le vetrine per molti giovani africani. Cioè, tu vedi che c'è una ricchezza, la vedi, ma non ne hai accesso. Cioè, sai che esiste perché vedi, i media te la divulgano, vedi quelli, gli happy few, i ricchi locali che hanno soldi, sono pochi ma ce n'hanno anche tanti, senza attenzione, cioè, non è che in Africa spesso si vedono modelli di macchina che non vedi nemmeno qua, no? Gli happy few, vedi quelli delle ONG spesso che vanno in giro, che hanno soldi, che hanno macchine incredibili, eccetera, eccetera. Questo, e tu non, e tu tutto questo ti sfugge, no? E ti sfugge da sempre, e sai che ti sfuggerà sempre, no? Perché sei, no, ti è escluso. Allora questo genera rabbia, genera frustrazione, no? Genera un desiderio anche esagerato di accedere a questi beni, di possederli, anche se vogliamo un desiderio di riscatto. E questo spiega in parte, no, tutto questo, il tema perché, no, molti si arruolano, eccetera, perché poi il miliziano è uno dei pochi che poi accede a questi Certamente che nel medio periodo è una scelta disastrosa, anche nel breve periodo è una scelta disastrosa, ma è chiaro che poi in un contesto di guerra, di violenza, come in questi contesti, le scelte, cioè la tua temporalità, tu vivi in un presente, cioè come dire, nel presente immediato, tutto si concentra nel presente immediato, non c'è progettazione spesso e volentieri, cioè, tutto fa sì che tu pensi all'oggi, ma mai pensi a, non hai più progettualità, eccetera, eccetera. Quindi se posso avere la gallina oggi, ho la gallina oggi e basta, anche stasera, cioè tutto viene schiacciato in un presente immediato, una concezione del tempo, c'è un'assenza di progettualità, perché tu hai bisogno risolvere dei tuoi problemi immediati, punto a capo, quindi, e questo poi spinge anche, come dire, atteggiamenti predatori, opportunistici, eccetera, eccetera, perché te serve capitalizzare tutto al momento, non è che poi puoi investire o pensare di investire nel futuro. Allora, appunto, dicevo, molti di questi giovani, se vedete, no, vi faccio vedere, queste sono foto dell'Ituri, lì il conflitto, si sono arruolati. Moltissimi a un'età, spesso anche meno di 12 anni avevano questi, no? Alcuni di questi bambini. Poi dipende molto dal contesto. Qui ad esempio stiamo parlando dell'Ituri 2003, dove lì la guerra aveva conosciuto si era particolarmente una fase acuta, adesso non entro nei dettagli, ma uno scontro etnico fra Ema e Lendu, eccetera, in cui c'era una violenza diffusa. È chiaro che a un certo punto in questi contesti è meglio che t'arruoli, altrimenti l'alternativa è morire, cioè, perché la milizia diventa l'unico luogo sicuro, e quindi cosa vuoi fare? Cioè, lì c'era un contesto in cui veramente c'era stata un'esplosione, adesso non posso entrare nei dettagli perché sono complicati. Dice il classico miliziano, no, Ray-Ban, occhiali da sole, costenta un certo, no, anche costretta a certi beni classici, sì, no, l'occhiale da sole Ray-Ban, no, della modernità,
che tu hai in quanto miliziano spesso, non riesci a accaparrare, riesci a fregare qualcosa, eccetera. Queste erano milizie EMA, appunto, e diversi, questa è la foto, che compivano poi diversi massacri. Poi c'è stato qua un intervento delle forze sostanzialmente ONU, ma francesi, perché era stato un periodo particolarmente difficile, quindi le Nazioni Unite non sono in grado di far fronte, come dire, a impennate di violenza, forse, ma lì avevamo contingenti uruguaiani che stavano tutto il giorno a bersi il mate, ma giustamente, cioè, non hanno proprio voglia di mettere le mani in quella faccenda lì e via dicendo. E poi non avevano nemmeno il mandato e via dicendo. Concludo così, dicendo qualcosa sui problemi del Congo attuale. Cioè, è chiaro che allora, noi non possiamo illuderci che queste crisi si risolvano così magicamente nel giro anche solo di qualche anno. È chiaro che lì la crisi per certi versi continuerà, bisogna essere realistici, cioè ci sono ancora delle zone nell'est del Congo che sfuggono al controllo del governo e via dicendo. Tanto più che adesso il signor Kabila, che è il figlio del Kabila che vi ho fatto vedere prima, insomma, perché il Kabila che vi ho fatto vedere prima è stato ucciso nel 2011 da una guardia del corpo e gli è subentrato il figlio, che è stato poi rieletto 2 volte. Allora, anche lui, cosa strana, no? Cosa usuale, sistematica, vuole forzare la Costituzione e essere rieletto ancora una volta, no? Gli è andata male a sto giro a Compaoré in Burkina Faso, quando ha cercato di forzare la Costituzione, l'hanno fatto fuori. In Burundi il presidente attuale ci ha provato e ci sta riuscendo, ahimè. Io pensavo che ci fosse una reazione più forte dell'esercito burundese, ma invece il golpe, a mio modo di vedere, che era giusto, perché avrebbe impedito al presidente ruandese di violare la Costituzione, è fallito. Per varie ragioni pensavo che l'esercito burundese potesse farcela, perché è uno degli eserciti impegnati nella missione in Somalia, e pensavo che questa situazione avesse dato, come dire, una maggior strutturazione all'esercito, ma insomma non ce l'ha fatta. Ci proverà probabilmente anche Paul Kagame a fare questo giochino qua. Adesso ci prova anche Joseph Kabila, no? Quindi a forzare la Costituzione, ha tirato fuori la questione che non era stato fatto il censimento della popolazione, via dicendo. Quindi ci sono stati scontri a Kinshasa, numerosi morti nelle manifestazioni, eccetera. Ma Kabila ovviamente vorrà tenersi il potere in mano. E lì è uno dei problemi che si avranno nel prossimo periodo, a breve. Abbiamo un enorme problema, che il Congo, vedete, che è un gigante, con scarse infrastrutture, non si va in macchina da Kinshasa all'est, eccetera. Quindi si sta cercando di promuovere, come dire, una costituzione federale del paese. No, no, quell'altro, Congo Brazzaville. Ah, sì. Ah, sì. In cui sostanzialmente lì ci sono delle resistenze enormi, perché in una Costituzione federale, no, tu avrai delle regioni più o meno grandi che si incamereranno parte dei proventi, delle tasse, eccetera, di quella regione lì, e lì vatti a mettere d'accordo su che fetta andrà al governo centrale per poi essere ridistribuita o mangiata dal governo centrale, via dicendo. Quindi, prima che si fa, ci sono delle resistenze enormi, perché, ripeto, non è uno Stato fallito, è uno Stato che da questo punto di vista resiste con le unghie e con i denti, da questo punto di vista, che hanno degli interessi enormi, quindi nessuno vuole fare questi cambiamenti qua, o comunque ci sono chiaramente dei conflitti enormi. E quindi altro tema che andrà visto, e bisognerà vedere come va. Altra questione è quello dell'esercito nazionale congolese, no? È chiaro che in queste situazioni,
rifondare l'esercito nazionale è uno dei problemi principali, tanto più che l'esercito nazionale congolese dà sempre dei problemi, insomma, di ordine diverso, ma sostanzialmente è un esercito che ha sempre commesso saccheggi, scarsamente controllato e via dicendo, da sempre, no? È un esercito che non funziona, capite, è stato invaso dal Ruanda al Congo, cioè un paesino, la pulce che si è fatta fuori l'elefante. Allora, poi c'è il problema dell'esercito nazionale congolese, che adesso è stato, dopo la guerra ci sono i soliti programmi DDR, di disarmo, reintegrazione, cioè dico soliti perché fanno parte del protocollo, no, dei trattamenti dei conflitti, quindi si danno un sacco di soldi per smobilitare i soldati, reintegrarli e via dicendo. Chi si vuole arruolare si arruola, chi non si vuole arruolare torni a casa, gli diamo un kit, bla 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 bla. Va bene. È ovvio che è facile criticare, son programmi difficili, lì poi i soldi sono stati dati al governo congolese che se li è mangiati per la metà e via dicendo. Uno sperpero di soldi enormi, ma insomma tanti interessi che ci sono dopo questi programmi di post-conflitto. Il problema è che l'esercito congolese è stato fatto, è stato ricostituito cooptando i movimenti ribelli, no? Quindi hai preso i movimenti ribelli. Così dici, vabbè, adesso ti smobiliti, vieni reintegrato nell'esercito congolese, ok? Quindi cosa fai? Sei ribelle, va bene, dai, ti arruolo nell'esercito congolese, via dicendo. Cosa è successo? Uno, hai creato un esercito pletorico, enorme, eccetera, che poi non riesce a pagare perché poi quando mandi soldi da Kinshasa non arrivano poi i soldati e questi saccheggiano. Allora adesso gli hanno dato il conto in banca, così i soldi arrivano direttamente in conto in banca, e vabbè, questo può essere un problema. Hai creato un esercito pletorico, quando non paga questi si arrabbiano. Ad esempio, le ultime ribellioni che abbiamo avuto in Congo, che sono quelle dell'M23 eccetera e di vi faccio vedere la foto che ce l'ho da qualche parte, ecco. L'ultimo è stato lui, che era Bosco Ntaganda, che era un classico generale, un colonnello dell'esercito congolese, che ha detto, ah, non ci pagate, faccio la mia ribellione. Ha fatto la sua ribellione, ovviamente dietro c'erano Ruanda e Uganda. Però capite che le ultime ribellioni sono partite da elementi che erano interni all'esercito congolese, perché è un esercito che non funziona. Adesso su queste cose qua potrei parlare un anno, ma non voglio di annoiarvi. Il grande problema è che quando tu rimetti insieme un'istituzione del genere, poi si creano delle catene di comando parallele interne all'esercito, no? Mettiamo tutti i gruppi di ribelli insieme, certamente che poi il capo ribelle si terrà i suoi uomini, si terrà quell'altro, non lo controlli più un'istituzione del genere, anzi diventa un'istituzione di destabilizzazione del paese, non di, e tu hai ben voglia di farli, no? Andare a prendere la quinta brigata congolese, gli insegni a tirare il bersaglio, eccetera, non serve a niente quella roba lì. Questo è un problema centrale. Vedete cosa è successo adesso in Iraq, no? Che se prendono delle bastonate dall'ISIS, in Afghanistan, idem con patate, vi dicendo, perché non riesce a ricostituire un esercito che abbia un qualche senso. È una cosa molto difficile, è una cosa molto difficile, ma è una cosa centrale, che piaccia o meno, nei processi di pace, via dicendo. Su quello bisognerà reintervenire, investire, sono dei buchi neri di soldi che vanno persi e via dicendo. Detto questo, e concludo, è chiaro, no, che la situazione è molto migliorata, le resistenze, se c'è una guerra, perché comunque gli interessi ci sono, le resistenze interne e esterne al Congo, perché ripeto qua c'è un intreccio di fattori locali, globali, in cui non c'è di fatto poi distinzione, sono enormi nel fare le riforme, nel cambiare le cose, e queste resistenze, quindi chi ha gli interessi tenderà a mantenere le cose così come sono gli interessi chiaramente esterni del Ruanda, dell'Uganda, di tutte le imprese, tutto quello che vogliamo, ma anche interni, perché non è che sono scollegate queste due cose, via dicendo. Quindi tutto questo, e sarà un cammino ancora lungo, che, come dire, probabilmente, sicuramente, non probabilmente, conoscerà alti e bassi. Non è che, come dire, la strada, come queste cose qua, insomma, si avvieranno, avranno momenti di crisi, e speriamo che poi, prima o poi, si arriverà, come dire, a creare una maggiore stabilità in un paese che ha un potenziale, come dire, un potenziale di ricchezza che è spaventoso, è veramente spaventoso. Non vi annoio più, vi ringrazio.